Ciao ragazzi, io sono Evelyn, la bici da corsa è la mia passione. Per questo oggi sono qui in Muveo per fare il mio primo Retool Bike Fit. Andiamo! Ciao Fabio! Ciao! Pronta? Pronti, andiamo! Allora Fabio, prima di cominciare, spieghiamo a chi ci sta guardando in che cosa consiste il Retool Bike Fit. Allora, il Retool Bike Fit è un sistema di messa in sella, è nato dall'esperienza quarantennale di Specialized nel campo della Body Geometry e rappresenta il frutto di questi 40 anni di ricerca, un sistema altamente innovativo e molto 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 preciso. Diciamo che permette all'utente, al ciclista che si rivolge a noi per diversi motivi, o per una posizione in sella diciamo più comoda o per raggiungere una migliore prestazione, di ottenere dei risultati realmente tangibili, a differenza di molti sistemi di messa in sella che ci sono in commercio. Quindi perché è importante farlo? È importante farlo per due ordini di motivi. Il primo, come ho già detto prima in premessa, è quello di rivolgersi a noi, quindi rivolgersi, effettuare un Retool Bike Fit per ottenere una posizione in sella consona alla propria fisicità, quindi pedalare senza incorrere nel rischio di avere problemi alla schiena, alle ginocchia, alle mani e quant'altro. Quindi una posizione comoda, confortevole sulla propria bicicletta. Il secondo ordine di motivi è quello, una volta che diciamo il soggetto o l'atleta ha già una ottima posizione in sella, quello di andare a migliorare, andare a vedere quali sono i margini di miglioramento della prestazione in relazione ovviamente alla bicicletta che possiede. In base a quello che mi hai detto, quindi esiste un momento, un periodo dell'anno in cui è più indicato farlo? Allora, un periodo dell'anno in cui è più indicato farlo, diciamo che in linea di massima non esiste. Questo perché ovviamente la messa in sella dipende molto anche dallo stato fisico dell'atleta o del soggetto che ci rivolge a noi. Quindi diciamo che un atleta che ha una pedalata amatoriale, ovvero dalle 5 alle 10 ore settimanali, quindi che non affronta dei carichi di lavoro molto elevati, può rivolgersi a noi in qualsiasi momento della stagione. Un atleta invece che si rivolge a noi a settembre, ottobre, ovvero alla fine di una stagione con un carico di allenamenti e di gare piuttosto elevato, diciamo, sarebbe più consono che traslasse, diciamo, questo momento, il momento della visita, facendo riposare prima un po' i muscoli. Questo per avere poi dei dati della messa in sella più precisi possibili. Hai magari qualche indicazione particolare prima di fare questo Retool Bike Fit? Indicazioni particolari non ce ne sono. Diciamo che però una messa in sella, in particolare il Retool Bike Fit, dovrebbe essere fatto ogni qualvolta si cambia la bici o si compra una nuova bicicletta. Diciamo che colui che per la prima volta sale su una bicicletta, che sia una road bike piuttosto che una cross country bike, diciamo di un certo livello, quindi di un livello professionale o semi professionale, sarebbe idoneo che facesse un'adeguata messa in sella, proprio per andare a prevenire ed evitare eventuali problematiche di cui sopra, quindi mal di ginocchia, di schiena. Una regolare posizione è consigliata a tutti coloro che cambiano la bici o comprano una nuova bicicletta, road o mountain bike che sia. Perfetto, direi che abbiamo tutte le informazioni di base e non ci resta altro che iniziare. Andiamo!
Allora, la nostra seduta di bike fitting è iniziata, è stata preceduta ovviamente da un'intervista alla nostra Evelyn per verificare innanzitutto qual è il suo stile di pedalata, se amatoriale o meno, quante ore dedica alla pedalata, quali sono i suoi obiettivi, gli obiettivi principali di questa seduta. Dopo questa breve intervista abbiamo verificato qual è la flessibilità corporea di Evelyn, quindi dei muscoli ischiocurali, delle gambe, della colonna vertebrale. Abbiamo fatto una verifica molto importante grazie allo strumento di Retool DSD, ovvero abbiamo verificato qual è la larghezza delle sue ossa ischiatiche per vedere, cosa molto importante che viene sottovalutata da molti, se la sella utilizzata sulla sua bicicletta è corretta, e abbiamo potuto verificare che la larghezza della sella è corretta perché è un 155, larghezza che è, diciamo, tipica molto adottata per quanto riguarda le selle per un utilizzo femminile. In questo caso Evelyn usa una sella Specialized, la Power, dalla larghezza di 155. Ciò concluso, possiamo iniziare il vero e proprio rilevamento sulla bicicletta con l'applicazione dei marker e dei sensori. Ok ragazzi, il Retool Bike Fit è concluso, adesso io però faccio una domanda importante a Fabio. Che cosa si deve aspettare un ciclista da questo momento in poi? Beh, da questo momento in poi si deve aspettare una posizione in sella sicuramente diversa da quella che aveva prima di effettuare il Retool Bike Fit. Cosa vuol dire diversa? Vuol dire che sicuramente da oggi in poi proverà delle nuove sensazioni. Noi con il nostro servizio prevede ben tre sedute, ovvero una prima di messa in sella vera e propria e due successive sedute di verifica. Negli intervalli di tempo che si succedono alla prima seduta è nostro compito tenere monitorato il soggetto, quindi anche periodicamente sentirlo, ascoltare le sue sensazioni in modo da agire poi nelle successive due sedute nel modo più corretto possibile, onde ricercare, diciamo, la perfezione della sua messa in sella. Siamo dei fitter, siamo dei fisioterapisti, né tantomeno degli osteopati, quindi determinate problematiche fisiche intrinseche al soggetto non abbiamo la possibilità di curarle, per quelle cioè, sono appunto i professionisti del caso. Cerchiamo però, come abbiamo detto in premessa, di rendere il più piacevole, il più confortevole possibile il riding in bicicletta e ovviamente nell'ulteriore caso di andare a migliorare le prestazioni dell'atleta che a noi si rivolge. Grazie Fabio.
Allora ragazzi, il video è concluso, se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un like, se avete dubbi, curiosità, qualsiasi domanda da fare a Fabio scrivetelo in un commento, mi raccomando iscrivetevi al canale, seguiteci anche sulle nostre pagine social, in particolare l'Instagram di Muvio dove troverete tanti tutorial e curiosità e niente, ci vediamo al prossimo episodio, ciao! Ho detto tutto, vero? Like, commento, sì.